Allora, Maurizio Rasero, siamo al termine di una operazione molto grossa che è stata fatta in Corso Matteotti in queste ore, un'operazione pianificata già da tempo. Vabbè, allora, intanto inizio a precisare che fino a operazione inoltrata neanche con mia madre ho parlato di questa cosa qua. È una cosa che è pianificata da molto tempo, da molte settimane, da mesi. In seguito alle richieste che sono pervenute al tavolo provinciale di ordine e sicurezza pubblica dall'amministrazione comunale in virtù di quello che i cittadini ci chiedevano. Quindi ancora prima che nascesse il comitato qua spontaneo di via, noi sapevamo già che sarebbe arrivato questo momento, così come sapevamo già che nelle scorsi giorni, nella scorsa settimana, sarebbe arrivata quell'altra operazione che ha riguardato tutte le attività commerciali con diversi enti coinvolti per andare a verificare che fossero in regola nello svolgimento della loro attività. Io sull'operazione non intervengo, tu mi trovi adesso qua ad assistere alla cosa, quindi non mi sottraggo al farti questa dichiarazione che non è una dichiarazione di dettaglio su quello che sta succedendo adesso. Posso dirti che più di 20 pattuglie sono state coinvolte, quindi, ma il dettaglio è giusto che siano il questore e le autorità competenti a parlartene in una magari conferenza stampa. Io ti utilizzo lo spazio che mi dedichi semplicemente per ringraziare tutti loro, il nostro prefetto, il nostro questore, il comandante della Guardia di Finanza, il comandante dei Carabinieri, naturalmente anche il comandante della nostra municipale, ma soprattutto tutti i loro uomini che con abnegazione e impegno stanno svolgendo questa attività, ripeto, pianificata da tempo e che dà delle risposte ai cittadini e che fa vedere che le istituzioni ci sono. Altro mi sia concesso non dirti, saranno poi quelli che dovranno raccontarti delle cose, che lo faranno nei modi e nei tempi dovuti. Ripeto, intervengo, rilascio anche l'intervista perché avrò un centinaio di messaggi ormai sul telefonino. Ho fatto 3 minuti fa un post sui miei social per dire di stare tutti tranquilli, che non era niente di particolare, era una cosa, ripeto, pianificata, e quindi, avendo già messo sui social, mi permetto di dirti ormai a operazione inoltrata queste battute. Ecco, una considerazione amministrativa, al di là dell'operazione di stasera, alcune azioni che si possono mettere in campo su Corso Matteotti, si è parlato per esempio del divieto di vendita all'alcolici all'aperto. Queste sono tutte cose che sono più amministrative, riguardano più il comune, e quindi le cose che riguardano noi le stiamo verificando con gli uffici. C'è anche un ordine del giorno della minoranza, quindi su questo tema ci può essere la collaborazione di tutti per dare degli spunti e far sì che questa parte di città possa vivere tranquillamente e serenamente come qualsiasi altro luogo in città, che non ci sia una zona dove non puoi più andare o dove c'è un degrado, ci sono situazioni che magari non si riscontrano da altre parti. Quindi, ripeto, su queste situazioni qua nei prossimi giorni avremo modo di verificare le attività da mettere in essere, però, ripeto, sono più nel campo amministrativo, più nel campo del comune. Quella che vediamo questa sera è un'operazione interforze dove anche la polizia municipale è intervenuta e ha collaborato, e mi sia consentito di dire con orgoglio che diciamo che oltre a 2 pattuglie della polizia municipale abbiamo messo a disposizione anche la nostra unità cinofila che, come sapete, da tempo al comando esiste, e che è un po' un nostro fiore all'occhiello.